È la convinzione di essere sulla strada giusta, ma che 5 anni a volte siano davvero pochi per raggiungere i tanti obiettivi che un'amministrazione si prefigge. Per questo Luca Lopomo, sindaco pentastellato di Crespiano, scende nuovamente in campo con la voglia di bissare il suo mandato primo cittadino nelle prossime elezioni amministrative. Pensiamo di aver lavorato bene in questi 5 anni, 5 anni non semplici, che non hanno impedito però a questa amministrazione di fare tante cose positive, da tante strade, da tanti lavori pubblici portati a termine, da un lavoro molto importante sulla sostenibilità attraverso la rete dei comuni sostenibili, l'Agenda 2030 e la convinzione che questa sia la strada giusta da perseguire e da seguire. Solo che 5 anni a volte sono davvero pochi per raggiungere tanti obiettivi che un'amministrazione si prefigge. Sono circa 40-45 milioni di euro le risorse economiche intercettate per la sua città e alla luce delle nuove sfide che ci attendono, dice Lopomo, se i cittadini lo vorranno, proseguiremo nel segno della continuità. E alla luce delle sfide, penso ai giochi del Mediterraneo, al PNRR e ai tanti finanziamenti che abbiamo intercettato, abbiamo fatto un conto che siamo quasi a oltre 40-45 milioni di euro in questi 5 anni intercettati per Crispiano, beh, abbiamo tutta la voglia, la consapevolezza e la determinazione di portare avanti il nostro lavoro anche per altri 5 anni, se i cittadini di Crispiano ci daranno ancora fiducia.